tempo per un attimo di pubblicità, restate con noi. La carta è preziosa, parola di albero. Anche i cartoni Tetra Pak sono riciclabili. Gettali nel contenitore della carta. Campagna promossa da Solaris in collaborazione con Tetra Pak. Eccezionale! Domenica 18 settembre, a partire dalle ore 16, primo mattino, ti aspetta l'inaugurazione del nuovo straordinario punto vendita lungo la statale 11 a Creazzo. Non perdere l'incredibile evento. Con la detrazione fiscale risparmi il 55% sull'acquisto e la sostituzione dei serramenti, solo fino al 31 dicembre 2011. Ultima occasione! Centro Finestre e Porte. Tiene Nuova Gasparona. Istituto Kennedy. Recupero anni scolastici diurni e serali. Tiene. Scavolini Store è a Vicenza, in Viale Trento. Occhio a settembre De Bona Motors. Polo Trendline a 10.900 euro. Irripetibile. Passat Variant a 23.700 euro. Solo da De Bona Motors. Vicenza, Costa Bissara. Tiene. Donà Salotti, X-Out, la nuova collezione pratica, semplice, che non teme sole e pioggia. Ampio spazio espositivo a Trissino, zona industriale. Despar, Eurospar, Interspar. Dal 13 settembre per un mese c'è il 2x1 su 100 prodotti firmati Despar. Uno lo paghi, l'altro è gratis. Con il 2x1 Despar la convenienza raddoppia. La lingua antica applicata alla tecnologia più moderna. Ad Arzignano i liceali studiano il latino sul libro digitale. Omero video Cicerone al centro della rivoluzione digitale sui banchi di scuola per 100 ragazzi del liceo scientifico Da Vinci di Arzignano. Il latino è una lingua da svecchiare ed ecco allora il Book in Progress, il primo libro digitale di latino ad opera di alunni ed insegnanti che possono modificarlo perfezionandoli in passaggi. È indispensabile che il latino cominci a ragionare in termini di seconda lingua e che l'insegnante e si dà la possibilità all'insegnante quindi di cambiare completamente il ruolo. Melissa e Mene Enrico sono i tre quindicenni sperimentatori. Siamo stati incaricati di testare in prima persona gli esercizi e i testi. Bisogna essere in grado di usare questo nuovo strumento che non abbiamo mai usato per questa materia. 30 le scuole italiane in rete sulla Consecutio Temporum informatizzata. Prossima tappa Rosa Rose Rose sull'iPad per la serie Digito Ergo Sum. Usando il computer diventa anche più bello, quindi ci si esercita di più e è divertente anche. Crolla una palazzina a Bozzano Vicentino, 3 persone ferite, ma per fortuna è solo un'esercitazione. Erano 180 i ragazzi delle scuole medie di Bolzano Vicentino che questa mattina hanno preso parte ad una esercitazione della protezione civile e in particolare dell'unità cinofila da soccorso Balto. 35 volontari, 3 cani, un'ambulanza e l'elicottero abilitato al trasporto di squadre cinofile, tutti schierati e pronti ad intervenire per salvare i 3 feriti sommersi dalle macerie della palazzina crollata. Ovviamente si trattava di una simulazione, ma è servita per permettere ai più giovani di capire come si muove la protezione civile in situazioni di emergenza. Per sensibilizzare questa giornata ai ragazzi è stato anche un modo per festeggiare l'anno europeo del volontariato, quindi una giornata veramente stupenda non solo dal punto di vista tempo ma anche organizzativa. Giornate dimostrative come queste servono quindi anche per aumentare la consapevolezza dei più giovani che rappresentano il nostro futuro. Questa è la prima volta che il gruppo cinofilo organizza un evento di tale portata che ha ricevuto anche il plauso dell'amministrazione comunale di Bolzano Vicentino. A conclusione dell'intensa mattinata a tutti i ragazzi è stato consegnato il giubbetto ad alta visibilità con la speranza che un giorno si iscrivano alla protezione civile. Disagi veri però questi nel tratto vicentino della A4 sono previsti tra il 19 e il 23 settembre. Sono infatti in programma i lavori di manutenzione nelle gallerie dei Berici. L'intervento verrà effettuato di notte e comporterà in quella fascia oraria la possibilità di marcia lungo una sola corsia autostradale tra i caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest. Al via anche a Tiene le operazioni di censimento con una novità per quanto riguarda la compilazione dei moduli.
Il censimento si modernizza e approda su internet. Succede a Thiene, dove sono iniziate le operazioni dell'indagine ufficiale che fotograferà la situazione italiana alla data del 9 ottobre. In questi giorni i cittadini di Thiene stanno quindi ricevendo per posta i questionari che dovranno restituire entro il 21 novembre compilati, cosa che si potrà appunto fare via internet online. 9.459 le famiglie e 11 le convivenze coinvolte nel censimento ufficiale che consentirà l'aggiornamento dell'anagrafe comunale del comune vicentino, oltre alla determinazione delle caratteristiche della popolazione residente sul territorio. Rispondere ai quesiti è infatti un obbligo di legge, anche se gli interpellati possono decidere di non dare risposta alle domande riguardanti dati sensibili. Al cuore di Altavilla si sono dati appuntamento oggi oltre 200 soci Lions provenienti da Vicenza, Verona, Trento e Bolzano. Il governatore del distretto 108, Elena Piani, ha fatto il punto della vita associativa dei Lions alla luce dei progetti di solidarietà pronti per essere sviluppati. Tra le missioni in programma ottobre 2011, in particolare, spicca la consegna di 150 protesi destinate ai bambini di Haiti che a causa del terremoto hanno subito devastanti amputazioni. Un prelievo di sangue per dare speranza ad un malato, l'ADMO Vicentina, a un nuovo testimonial d'eccezione. Giovane e famoso, Stefano Centomo è il nuovo testimonial dell'associazione donatori midollo osseo provincia Vicenza. Mi sono informato e ho voluto appoggiare anch'io questa causa, nel senso ho voluto dare il mio piccolo contributo per poter aiutare le persone che hanno bisogno. Insomma, sarà un piccolo contributo perché comunque il rapporto è sempre di una persona ogni 100.000 persone come compatibilità, e quindi ho voluto anch'io far parte di questo grande progetto. Ogni giorno in Italia due persone ricevono midollo osseo da parte di un donatore non consanguineo e grazie a questo trapianto tornano a sperare nella vita. Per continuare ad accrescere il numero di donatori, l'ADMO di Vicenza ha dato il via ad una campagna di tipizzazione iniziata oggi dai clown di VIP Italia Onlus, che proseguirà sabato 24 con una manifestazione nazionale che coinvolgerà anche le città di Vicenza, Bassano e Valdagno. E tipizzare vuol dire che vi preleveranno un po' di sangue, non tanto così, e vedranno se siete disponibili e abili per essere poi diventare donatori di midollo osseo per l'ADMO. Donare non costa nulla, ma può capovolgere il destino di un malato. Ha preso il via oggi, proseguirà domani ai Giardini Salvi di Vicenza Baby Baskers, il festival dell'arte di strada dedicato ai bambini. La manifestazione è giunta alla nona edizione, ideata e organizzata dall'Associazione Meccano 14 con il patrocinio del Comune, e propone per due giorni spettacolo per l'infanzia. In programma l'esibizione di alcuni tra i migliori artisti nazionali impegnati in performance musicali, teatrali e di ispirazione circense. Il ricavato del festival Baby Baskers sarà destinato ad associazioni che si occupano di minori in situazione di disagio. Il team di Energia e Sorrisi scalda i motori. Lunedì partiranno infatti i camion alla volta dell'Egitto per il Rally dei Faraoni, la manifestazione mondiale che si disputerà lungo 3.000 km di deserto dal 3 al 9 ottobre. Quest'anno puntiamo a conseguire un risultato sportivo importante, dichiara Gianpietro Dalben, leader del gruppo di Altavilla. Ma accanto ai 10 piloti in gara correrà, come di consueto, anche lo spirito solidale di Energia e Sorrisi Onlus, che distribuirà alle popolazioni dei villaggi egiziani 60 quintali di aiuti umanitari, oltre a 34 letti medicali donati dalla casa di riposo di Schio. Gli iscritti del Master di Lean Management a scuola di rugby, iniziativa del CUO per spiegare le tecniche del gioco di squadra e del raggiungimento degli obiettivi. Le regole del gioco sono chiare, sono scritte, sono definite e da quelle regole non si può uscire. E così anche nel business ci sono delle regole, chiare che ti aiutano a raggiungere gli obiettivi. Non si tratta di un momento di svago, non si tratta di una semplice partita di rugby. Qui si studia, si apprendono le tecniche del gioco di squadra, del passaggio di palla, del raggiungimento degli obiettivi comuni. Tutti concetti che i manager del futuro devono avere ben chiari e si sa, per capire qualcosa bisogna viverla sulla propria pelle. Il sostegno è una delle prime regole nello sport del rugby, delle regole fondamentali, e anche credo nel business, nella possibilità di progredire e raggiungere obiettivi.
Gli allievi della quarta edizione del Master in Lean Management della Fondazione Quo, dopo la partita, tornati in aula, analizzeranno il proprio comportamento attraverso i filmati. La partita infatti simula la gestione aziendale e il manager del futuro sa che per raggiungere il focus agli strumenti vanno anteposte le capacità delle persone che compongono il team aziendale. Continuiamo a parlare di sport, della giornata convulsa del Vicenza, battuto dalla Cittadella, un ennesimo KO, con mister Baldini che ha presentato le dimissioni rifiutate dalla società biancorossa. Ci spiega tutto Francesco Formaggio subito dopo la pubblicità. La carta è preziosa, parola di albero. Anche i cartoni Tetra Pak sono riciclabili. Gettali nel contenitore della carta. Campagna promossa da Soraris in collaborazione con Tetra Pak. Luxin ha pensato anche a coperture e pensiline illuminate grazie all'innovazione degli impianti fotovoltaici. Esclusivamente Luxin, Creazzo, Vicenza. V-Beton, una garanzia del passato, una certezza nel futuro. Tipografia Abalti, dagli anni 70, stampiamo le vostre idee. Novità calendari 2012, a Creazzo e ad Altavilla. Appuntamento con l'undicesima edizione di Orgiano in Piazza, il 17 e 18 settembre, in collaborazione con l'amministrazione comunale e il gruppo Amici del Trattore d'Epoca di Orgiano. Orgiano in Piazza 2011, con voi. Sentite che calore. La Nordic Extra Flame riscalda la vita. La nuova Kia Rio, wow! Nuova Kia Rio, un'ottima ragione per perdere la testa. Presso il Beccast Automobili. De Spar, Eurospar, Interspar. Dal 13 settembre per un mese c'è il 2x1 su 100 prodotti firmati De Spar. Uno lo paghi, l'altro è gratis. Con il 2x1 De Spar la convenienza raddoppia. Palladio Leasing, dal 1980 nel Triveneto, garantisce ai suoi clienti affidabilità e professionalità nel leasing su autoveicoli e beni strumentali, nautico ed aeronautico, immobiliare industriale e direzionale. Sì, come ha detto la collega Elisa Santucci, giornata convulsa, tuttora convulsa, perché il Vicenza ha perso la quarta partita su 5 in campionato, un solo punto, e oggi nel derby col Cittadella la squadra è davvero schiantata dopo essere passata due volte in vantaggio sul 2-1 a 20 minuti dalla fine. Ha finito col perdere per 4-2, mandando veramente su tutte le furie i tifosi e mettendo un grosso punto interrogativo un po' sulla situazione del Vicenza. Cominciamo dalla fine. Vediamo in sala stampa come si è presentato mister Baldini. Andiamo a sentire le interviste raccolte dai colleghi subito dopo, pochi minuti dopo la fine della partita. C'è solo una parola, la vergogna. Io mi vergogno di questa prestazione, mi vergogno perché c'è tanta gente che mi vuol bene, tanta gente che mi stima, io mi vergogno per tutte queste persone, mi vergogno per quelli che amano il Vicenza, mi vergogno per chi ama il gioco del calcio, perché questa è una partita vergognosa e siccome io faccio l'allenatore mi devo assumere responsabilità, non posso dare colpa a nessuno, le colpe sono mie e in questo momento sono frustrato, sono molto amareggiato, sono ferito. Perché dopo quello che abbiamo fatto lunedì e dopo il messaggio che ho cercato di far passare, che si può perdere ma non si è sconfitti, e questo è il risultato, vuol dire che questo messaggio è scivolato sulla mia squadra come scivola l'acqua sull'olio, e quindi mi vergogno, non so dire altro, non ci sono altre parole, non ci sono altri discorsi. Scusatemi, ma più di vergognarmi io non so cosa fare. Quindi non c'è un motivo né tecnico né tattico né fisico, perché non eravamo né in 10 né in 9. Quindi quando tu giochi e sembri di giocare in 5, a questo punto qui è normale che la partita è una partita vergognosa. Quindi io so solo dire quella cosa lì. E vi prego, non mi tenete in agonia perché sto male, più di dire che mi vergogno non so fare altre cose. Insomma, finisce la partita, Baldini va in sala stampa, non ritiene di dover rispondere alle domande dei colleghi, prende talmente amareggiato per la situazione che rilascia queste dichiarazioni, tra cui avete sentito bene, dice io sono il condottiero, io in qualche modo mi devo assumere le